DG Photo Art. It's media. It's art. Che bel sottofondo musicale qui a Villa di Livia. Siamo a Mello, speaker di Radio Studio M, mio collega Enrico Schiano, ciao! Ida, buonasera, immancabile Radio Studio M a questo grande evento. Siamo in questa fantastica location, Villa Livia, per l'appunto Pozzuoli, nella mia Pozzuoli. Nella tua Pozzuoli, nella tua grande città, Digi Photo Art vi permette di seguire le tante interviste e soprattutto i tanti ma grandi eventi, come questo qui a Pozzuoli, a Villa di Livia. Quindi seguite le immagini con il nostro Enrico e con questo sottofondo musicale rondò veneziano. Mandiamo un saluto anche al grande Antonio D'Addio. E Alfonso Somma, siete grandiosi ragazzi. Ciao. In bocca al lupo, ciao! Che bella atmosfera, che bella donna e soprattutto che mega evento Fashion Gold Party. Insieme a noi Emanuela Titocchia. Emanuela Titocchia. Ciao Emanuela, come grazie. Stai? Grazie, benissimo, benissimo. Sì, va un po'. Ma io azzardo. Perché non posso azzardo, azzardo, dai. E adesso spogliati, come sai fare tu? Canti anche molto. Allora, come stai? Bene, mi ha dato questo abito Gai Mattioli. Bellissimo. Mi ha detto vai a Pozzuoli. Allora Pozzuoli è la patria, insomma, qui è nata Sofia Loren, quindi io non voglio fare confronti, però mi ha detto mettiamo un abito che possa ricordare gli anni 60 50, e quindi mi ha dato questo. Lo ricordi benissimo con quest'abito, anche le tue forme sinuose davvero ti fanno una favola. Allora, grazie. Questa sera investe anche da madrina, è vero, per questo grande evento? Sì, in realtà io insomma credo sia la quarta volta, perché quando Alfonso insomma mi chiama, Antonio D'Addio, tutti i miei amici, io tra l'altro domani avrei dovuto avere un'altra cosa a Torino. E quindi ho detto che non stavo bene? No, scherzo, non è vero. Poi vedono le foto, il video, non si può più mentire, c'è Facebook, c'è Instagram. Ci sono i social che parlano, eh. Sto scherzando, no, alla fine insomma tutto sotto controllo, sono venuta qui. E cosa mi hai chiesto che non mi ricordo? Nella tua amata Pozzuoli. Sì. Appunto, sei intervenuta qui stasera. Sono già qui per l'appunto. Prego. Il prosecchino tra un po' berremo. Non ho ancora bevuto, notare. E siccome Gai Mattiolo sfila, sì, fa sfilare i suoi abiti da uomo, doveva venire e non può. E allora io ritiro il premio per lui, quindi insomma un grandissimo onore per me. Un grandissimo davvero privilegio ritirare il premio di un grande stilista. Ma mondiale. Sì, mondiale, lui ha vestito star internazionali in Italia. L'altro giorno sono andata da lui e ho detto: ah, questa giacca l'ha messa la Carrà. Allora me la sono provata, no? Con tutte le frange, The Voice, l'avevo indossata. Cioè, ha vestito tantissime persone. Ma la cosa bella di Gai Mattiolo e poi del suo collaboratore, che insomma fa tutto, che si chiama Marco Tomei, che è un grande, è che loro ti danno gli abiti proprio in base a quello che tu devi fare e ci azzeccano sempre. Cioè, non ti danno l'abito così. Ti dicono: ma cos'è? Ah, allora. E c'è sempre dietro un progetto. A parte come sono rifiniti, tutto. Sì, come sei fatta tu, poi mi raccomando quello, mi raccomando quello nei minimi dettagli. questo è vero, sì, siamo sì. Simili, lo posso dire davanti. Sono così. Vabbè, ci conosciamo comunque da un po' di tempo. È sempre felice vedere te, vedere il tuo sorriso soprattutto e vedere questa unione con Antonio D'Addio. Antonio D'Addio, che è il nostro direttore, il nostro prof. Due parole per lui. Beh, io lo conosco da tanti anni perché noi organizzavamo a Napoli l'European Soap Fan Day con tutti gli attori di tutte le soap italiane e straniere, Segreto, Tempesta, Cento Vetrine, e io l'ho conosciuto lì perché mi ha intervistato e da allora non l'ho più mollato, perché è una delle persone più serie, più carine, più con che io conosca. E poi un giornalista, di solito lo strillo. Non ci sente, dov'è Antonio? Non c'è. So, sicuramente si starà parlando con i tanti ospiti che arricchiranno questa location bellissima. Come la trovi? Bellissimo, io già ho visto le foto e ho detto stupendo. E vicino al mare. Vedendola così, poi questa parete, no, io sono anche architetto, quindi apprezzo, sono laureata in architettura. Non tante cose. Ho esercitato, grazie, per voi l'ho fatto. Perché per lo spettacolo. Ci volano vari ponti, quindi non vorrei, capito? Allora, adesso diamo gli appuntamenti, perché dopo 14 anni di Cento Vetrine, e appunto adesso arriva Proda Mattino 5. Sì, tutte le settimane sono lì, lunedì anche alle 10 ho commentato il Grande Fratello VIP, abbiamo commentato l'Isola dei Famosi, abbiamo pianto, abbiamo riso, abbiamo fatto tutto. Lunedì c'è questa puntata dedicata, c'è lo spazio dedicato al cibo, all'alimentazione, con questi pazzi che mangiano gli insetti, quindi io l'ho massacrato come al solito. Poi spesso sono da Barbara, anche da Barbara D'Urso il pomeriggio, Tiki Taka, la trasmissione di calcio di Italia 1.
tutto quello che capita faccio, che mi piace. Seguitela sui grandi schermi, mi raccomando, Emanuela. Ti tocchia, grazie, qui con noi. Ciao. Deliziosa, sei deliziosa, grazie. Ciao. Prosecchino e sì. Cioccolatino. Bella, ciao. Stupefacente la nostra cara amica Federica Raimo. Come stai, amore mio? Amica mia, soprattutto. Tutto bene, amica mia, e sono felice di averti qui stasera con me. La sto corteggiando, non ci fate caso. Non sto facendo ancora la parte seria, sapete, da intervistatrice per un reportage completo. Però lei davvero merita tanto, e soprattutto in una delle più belle location di Napoli. Ci troviamo qui in questa villa meravigliosa dove anche tu fai parte, e fa parte anche la tua bellissima voce. Sì, infatti sono emozionata soltanto al pensiero, mi guardo intorno, dico: ma che cos'è? Dove sono stasera? In paradiso, ci abbiamo anche il mare! Sì, sì, infatti non vedo l'ora di cantare e di poter trasmettere qualcosa di forte stasera a tutte le persone che sono presenti. Fashion Gold Party, cosa ne pensi di questo party? Penso che ci sia tanta bella gente, che sia una bella vetrina e soprattutto grandi nomi del mondo della moda. Questo soprattutto Gai Mattiolo. Certo, quindi ha vestito la nostra Emanuela, che prima abbiamo parlato anche con lei, vero? Bellissima. Bellissima. E nulla, io sono felice di essere qui, ringrazio Antonio di Addio che mi ha voluta fortemente. Grazie Antonio, e vediamo come si svolgerà questa serata. Io cercherò di dare il massimo. Ma si svolgerà, guarda, tremendamente con la tua presenza, perché ci sarà la sfilata di moda, poi ci saranno degli intrattenimenti musicali e ci sarà la sua voce. Io la chiamo Usignolo, permettetemi, ma è così, è un usignolo e meriti davvero tanta carriera. Ormai viaggi per i pianeti alti, quindi ti vediamo, ti vedremo, anzi in qualche altra parte, in qualche altro mondo sicuramente. Bene, io ti voglio ringraziare perché è stato amore a prima vista, tra di noi dobbiamo dirlo. La sto ancora corteggiando. Ci corteggiamo a vicenda, Ida, diciamolo. E sono felice che tu stasera sia qui, te lo ribadisco, e speriamo bene per tutti, anche per te, perché come merito io merito anche tu tantissimo dalla vita. E sei da talent show. Speriamo, attendiamo. Attendiamo una grande risposta. Quando gli date la risposta a Federica Raimo? Quando? Cortesemente, perché l'avete ascoltata? Beh, tra un po' vi confermeranno le immagini e soprattutto l'audio. Mi raccomando, Davide guida al di là della camera. Salutiamolo. Un grande amico mio, ormai mi ha cresciuta Davide, avevo 14 anni, ora ne ho 21, quindi ne è passato di tempo. È la signorinella. Sempre qui che mi segue, ti ringrazio. Grazie a te, grazie un a saluto tutti. Anche speciale, aspetta, sì. Prima di lasciarci, Antonio d'addio. Di nuovo, sì, Antonio, grazie e un bacione a tutti, buona serata. Ciao amore mio, bacio. Noi ci corteggiamo, ciao. Come fai i ritratti Ciro Scialò? Non li fa nessuno. Guardate, ascoltate e soprattutto chiamatelo ai vostri eventi. Ciro Scialò, che piacere vederti. Buonasera a tutti. Ciao Ida, ciao Davide che sta al di là della camera. Davide è capriccioso. Molto capriccioso, però è una splendida persona. È un professionista, dobbiamo dirlo. Ciro Scialò, questo Fashion Gold Party ti rende presente e soprattutto anche per i tanti ritratti che hai portato qui in questa bellissima villa. Sì, sono onorato, come dicevo poc'anzi, ad Alfonso, Antonio, alla Scoglia Miglio, insomma, perché comunque ho avuto il privilegio di curare tutta la parte grafica e visual dell'evento e poi ho portato un piccolo omaggio per fare da decoro, insomma, la serata. Me l'ha portato, sono proprio tale e quale, lo dico proprio in napoletano, sono identica. Quindi stiamo sempre in giro, insomma, per varie fiere, eventi e tutto. A Davide lo farai? Assolutamente, ci vuole. Ci vuole per Davide. Ciro, noi ti ringraziamo, vogliamo salutare anche tutti gli ospiti che sono presenti, perché ci sono tanti VIP questa sera a colorare questa atmosfera. Molto privilegiato, sì. Non solo il mare, ma anche, è vero, molto poi privilegiato. Questo splendido panorama, insomma, si sposa in modo molto efficace con l'evento. In effetti è così. Salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono con le interviste di Da Piccolo, no? Ciro Scialò non poteva mancare. Buonasera a tutti. Ciao. Uomini ma anche donne, perché sono simpaticissime davvero. A questo grande party, cioè Fashion Gold Party, troviamo due grandiose attrici. Ve le presento, anzi è inutile che ve li vado a presentare, le conoscete già. È lei, la nostra Olga, di cognome? Sciutieva. È da onore e rispetto, fino alla decima puntata l'abbiamo vista, è vero?
8. 8, vabbè, ho sbagliato qualche puntata. Gabriel Garco mi è entrato in testa adesso, lo penso, lo immagino. Invece tu ci sei stata proprio a fondo, è vero? Sì. Delle scene piccantissime con Gabriel Garco, ragazzi. È vero, raccontaci un po' di questa unione con Gabriel. Come è stato lavorare con lui sul set? Beh, è stato bellissimo lavorare con lui. È un'esperienza indimenticabile, ovviamente, perché è un attore molto bravo, molto bello, affascinante. E a me ha fatto perdere la testa, pensate. Anch'io. Anche lei l'ha detto davanti alle nostre telecamere, ha perso la testa per Gabriel Garco. Vabbè, sul set c'è questo sodalizio, è vero, tra due autori, quindi c'è questo amore che vi unisce momentaneamente, così, perché le scene, ecco, le potete poi osservare altre, è vero? Certo, quindi non mancate gli appuntamenti di Onore e Rispetto. Non mancate, vi aspetto. Aspetta un'altra domanda alla nostra Raffaella Di Caprio e poi passiamo subito dopo a te. Anche perché Raffaella Di Caprio, ragazzi, ma per caso Leonardo Di Caprio ti dice qualcosa, Raffaella? Sì, i miei bisnonni e i suoi bisnonni sono cugini di secondo grado, quindi c'è una piccola parentela. E dici che sono innamorata anche di lui? Va bene, glielo dirò anch'io. Due è meglio di uno. Certo. Allora, invece te, la tua carriera come prosegue? Bene, benissimo. Ho finito a dicembre di girare Furori 2, che da protagonista, che andrà in onda questo settembre-ottobre 2017. E non posso svelare nulla sul mio personaggio perché vi aspetto ovviamente in TV su Canale 5. E allora, ci sarete a scoprire, ci saranno tanti colpi di scena, ecco, ripeto ciò che hai detto, anche perché lei farà parte proprio di questo team di Furore, dove vi lascerà senza fiato, senza parole, è vero? Dico bene? È la bella bionda e la bella mora. Olga, cosa vi lega a questo evento questa sera, in questa magica atmosfera? Pozzuoli, Napoli, vi piace? Molto. Vi piace anche mangiare il cibo napoletano? Anche, sì. Hai assaggiato già qualcosa? Beh, la pizza napoletana è famosa in tutto il mondo, sì. E ci unisce qua Rosario Porzio e l'agenzia e management, che oggi sarà premiato, e quindi volevamo essere presenti durante questo evento. Dovevate assolutamente appoggiarlo, sì, in tutto quello che fa. Sì, e condividere la sua felicità, diciamo. Invece Raffaella? Sì, io sono della provincia di Benevento, quindi conosco bene queste zone e sì, come diceva Olga, si unisce l'affetto che proviamo per il nostro manager, che è Rosario Porzio, e volevamo, ci tenevamo tanto ad essere presenti stasera con lui, perché viene premiato proprio per la carriera che ha intrapreso nel mondo dello spettacolo, per aver lanciato noi. Io lo ringrazio infinitamente ogni giorno, e perché senza di lui non sarei mai arrivata qui, quindi grazie. Non sareste arrivate sui grandi schermi, non sareste adorate da molti italiani. Direi proprio di sì. Viva l'Italia, dobbiamo... Olga, che te viva sei l'Italia. Italiana, però l'Italia mi piace un sacco. Ti piace, sì, l'Italia, perché il lavoro, ecco, c'è stato il lavoro, c'è il lavoro. Sì, sì, c'è il lavoro, c'è tutto. L'Italia, secondo me, ha tutto, ha il mare, le montagne, la neve anche, ha il cibo, il sole, bellissima. C'è, è innamorata anche di Napoli, non solo di Gabriel Garco. Ok. Sì, di Napoli non momentaneamente. Momentaneamente è solo di Gabriel, però poi tornerà a Napoli. Certo, spero proprio. Di Rosario, le porterai? Certo, allora la garanzia. Vieni Raffaella, quindi te che comunque sei vicinissima alla nostra, sì, Napoli, quindi sicuramente riceverai quel grande premio questa sera, è vero? Sì. Sì. Che premio riceverai questa sera? Io in realtà faccio fungo da accompagnatrice questa sera, però il premio che riceve Rosario è come se... Ecco, per questo, no? Visto, sì, che Rosario non è tra di noi, quindi lo ricevete voi. Sì, lo riceviamo noi e sono contenta, sono soddisfatissima di questo mio percorso e spero che continui così, sempre alla grande, insomma. In modo allegro abbiamo fatto questa intervista, spero vi sia piaciuta, Te salutami Gabriel e te Leonardo, sono innamoratissima. Ragazzi, salutiamo il nostro pubblico da casa che ci segue con le interviste di Da Piccolo. Ciao da Olga, ciao. Raffaella, ciao. Ciao. Patrizio, ma sei proprio tu? No, dico Lorenzo Sarcinelli, nella vita, ma Patrizio di Un Posto al Sole, è qui, a questo palco.
Patrizio, dove stai? Patrizio, sei qui. Ciao. Sei in carne ed ossa, ragazzi. La giacca non mi avete mai visto. No, secondo me sì. In borghese non ti abbiamo mai visto. No, infatti. Fashion Gold Party. Ti lega tantissimo questo evento. Beh sì, è un onore essere qui per questo party insieme a tutta questa gente, per ricevere poi quel premio, essere qui con te, okay, innanzitutto. Patrizio mi ha detto con me. Ed è una cosa che probabilmente un po' di tempo fa non mi sarei mai aspettato, quindi. Ti piace la location, cioè ti bellissimo, piacciono. Poi è vicino alla mia città natale, cioè Napoli, è attaccato, quindi... Quindi un evento così nel mio luogo di nascita e di appartenenza è speciale. Lorenzo, invece parliamo un po' di te adesso, spolverami un po' la mente, ti seguo ad Un Posto al Sole come ti seguiranno in tanti, però il tuo percorso davvero sta seguendo strade alberate, è vero? Ma ne ha seguita tanti una. Fiori, giardini. Beh, il fiore in questo momento per Patrizio è sicuramente Rossella, la sua fidanzata. E la rosa. La rosa è Rossella. Gli alberi sono stati la mamma in questo periodo, ovviamente, diciamo un annetto fa, quando gli impediva di seguire il corso di cucina che lui voleva seguire al posto dell'università, perché era convinta che lui dovesse fare l'università. Ma la sua strada è la cucina, ha lottato tanto e ci è riuscito. Poi ha incontrato tanti alberi come Asia, una sua ex. Amal ha incontrato il cugino sulla sua strada, perché il cugino praticamente si fidanzò appunto con Amal, di cui lui era innamorato, e adesso sembra che la quadratura del cerchio sia arrivata. Lui è felice della scuola di cucina e si impegna per pagarsi gli studi lavorando al museo di Capodimonte, ed è felicemente fidanzato da ormai 5 mesi. È proprio da apprezzare. Quindi, Lorenzo, io? Sei un ragazzo da apprezzare, davvero. Non so, ci sono tanti ragazzi da apprezzare, quindi io sarò uno dei tanti, va? Hai scelto comunque altre strade, no? Per vivere intensamente l'amore. Ma, sì. Prova, sì, sicuramente. Patrizio non è il ragazzo che va con tutte, va? Mettiamola così. Non va con tutte, con una sola. Se la sceglie, se la sceglie bene. Se la sceglie bene. Ma altri percorsi invece stai facendo altro? Dacci qualche anticipazione. Tu Lorenzo, non tu Patrizio. No, dai, ho fatto uno spettacolo adesso che, al Teatro Tram. No, praticamente la compagnia è nata dalla mia scuola di recitazione, con il mio maestro. Uno dei miei maestri è un regista, Massimo Maraviglia, e abbiamo scritto questo testo preso dall'ultimo nastro di crap di Beckett. L'abbiamo messo in scena per 3 giorni, adesso andremo in scena con un altro spettacolo a giugno, e c'è una mezza cosa per un progetto di cui non posso dire nulla. Fai come tutti, non ci vuole svelare assolutamente niente, vabbè, no, comunque dove piccola, ti seguiremo. Dovrebbe essere una piccola cosa internazionale, però veramente infima, quindi quindi vedremo. Può essere anche che non vada in porto del tutto, e per il resto vedremo. Stiamo lavorando per questo. Salutiamo assolutamente Antonio Daddio, che è qui con noi. Sì, lo vedo. E sono sicuro che lui ha spinto per farmi essere qui a questa serata. Lo vedo, lui mi vede. È vero, vi guardate, vi incrociate gli sguardi. Guardatevi, incrociamo, come direbbe Totò. Sei grande davvero. Posso chiederti l'età? Io? Quanti me ne daresti? 20, massimo. Ragazzi, prendete esempio da questo giovane. Capace di fare tutto, eclettico e soprattutto verace, perché nasce proprio da questa bella e immensa città che è Napoli. Da Pozzuoli è tutto, Lorenzo Sarcinelli, in Patrizio al Posto al Sole e tante altre novità. Ciao Lorenzo, mi ha fatto piacere. Anche a me, un bacione. Antonio Ciccone, ma sei armato? No. No, disarmato. Gomorra, Antonio Ciccone con noi. Buonasera Ida, ciao, grazie. Come stai? Bene, un po' raffreddato. Perché hai girato di notte? Sì, abbiamo girato di notte, molte notturne abbiamo fatto. Paleorine il nostro. Ci siamo presi tutto il freddo. Intanto come ti va? Come mai qui? Ospite, VIP, per ritirare un premio, diciamo, al nostro pubblico che ci segue. Sì, sono qui per ritirare un premio
mi ha fatto molto piacere essere presente qui stasera a questo evento. Grazie ad Alfonso, che se non erro l'organizzatore di questa serata, e grazie a voi che mi state intervistando. Ma grazie a te. E grazie a voi, sotto le nostre grip. Ad Antonio, ad Antonio Daddio. Sì, grande Antonio Daddio. E veramente lo reputo un grande amico. È vero, quindi in questa bella location che ti lega tanto, anche perché amiamo Napoli, sei napoletano, sei verace. Sì, certo, cosa dire? Cosa dire di questa location, di Villa di Livia? È bellissima, è veramente una location stupenda, io questo guardavo. Tutto molto, molto chic. Veramente bella. Molto proprio rifinita, Molto sì. I dettagli, poi hanno curato tutto, davvero. Antonio, allora ti lascio alla gran sfilata di moda, anche perché all'interno si sta tenendo una gran bella sfilata di moda, un gran galà, poi abiti firmati dal grande stilista che conosciamo mondiale, Guy Mattiolo. Sì, allora io mi appresto, anzi mi lancio dentro. Ma anche io mi lancio insieme a te. Perché qui fa freddino. C'è l'umidità. Va bene? Antonio, ciccone, ciao da Gomorra. Un abbraccio, sta senza pensieri. Don Ciro, come stai? Tutto bene, Ida. Se ne pigli tu, se pigli qualcuno. Al Fashion Gold Party anche la tua presenza. E anche sì. Il tuo libro, eh? Sì, il mio libro per mia mamma, Sorridere, ragione italiano, che tu già hai preso, sicuramente. Lo voglio prendere. Anzi, aspettavo che me lo regalassi, però visto che Ciro mi ha detto, Ida, lo devi comprare, se no non va. No, no, vabbè, te lo posso regalare. Però devo leggere. E tu mi regali i soldi, a parte gli scherzi. Non lo tengo, Ida, mi metti difficoltà, non ne ho più di copie. Vabbè, lo compro, dai, lo compro, anche perché ne vale la pena sorridere insieme al tuo scritto. Sì, è stato scritto insieme a Francesco Velonai, un libro, è un romanzo, fa ridere, però è un romanzo, non è il solito libro del cabarettista che ha, diciamo, messo sul suo repertorio. È una storia, fa ridere, parla anche di Pozzuoli. Parla un po' di tutta la Campania e parla di una Napoli per bene, Ida. Una Napoli per bene. Meno male, ci hai pensato tu a questo allora? No, penso, no, vabbè, ognuno può pensare. E poi comunque l'ultima pagina si mangia, si va staccato, si mangia pure. È fatta di zucchero l'ultima pagina. Come Hansel e Gretel, ti ricordo? Sì. È tutto fatto di cibo, di cose golose. Allora, Ciro, ti lega molto a questo evento, anche perché è stato un piacere averti qui tra tanti VIP, insieme ad Antonio Daddio, Alfonso Somma, insieme anche al grande stilista che ha curato davvero l'immagine alla nostra Emanuele, le nostre modelle, Guy Mattiolo. Sì, no, ma poi quello che mi ha colpito è stato anche il tema della prima sfilata, dove comunque ho visto finalmente non solo le modelle, c'erano modelle belle, ma c'era anche modelle di altro tipo, dunque, perché comunque la moda deve essere di tutti, cioè, perché non capisco pure. Vai in un negozio, sembra un manichino con fisica e poi trima la panza, non trovi mai qualcosa per chi è, diciamo, meno addominalato. Allora fate i manichini Cavanz e vestiamo tutti, e qui il tema di questa sera mi è piaciuto. Ti è piaciuto, quindi può vestire anche te. Può vestire anche noi. Hai capito, Ciro? Non potete anche niente, Ida. Sei grande, fortissimo. Da Ciro Giustiniani e tutti, Don Ciro in questa location. Ecco, ti piace la location per le cerimonie? Sì, sono stato in questa location, è una location che c'erano gli antichi romani. Antichi romani. E dunque vi auguro a tutti quanti di venire a festeggiare a Zaffun, a Beverun, a Migliano. Auguro a tutti, Made in Sud, mercoledì su Rai 2. Un bacione forte, ciao. No, perdonatemi amici, ma io leggo questo biglietto anche perché sono presa dalle tante golosità e prelibatezze di questo scenario unico a Villa di Livia. Cioccolati di tutti i tipi, e poi con il peperoncino, con le mandorle e poi con il rum al cocco che ho assaggiato, d'altronde. Parlo di Todisco, il cioccolato che preferisco. Ma ciao cioccolato, ciao. Che preferisco, come ti chiami? Ciao, sono Carmine Todisco. E noi siamo una fabbrica artigianale di cioccolato e ci troviamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. E produciamo cioccolato di tutti i tipi, tavolette, uova di Pasqua, cioccolato natalizio, tavolette spezzate al limone, arancio, peperoncino. E in questa occasione siamo qui a Villa Livia e abbiamo presentato il nostro angolo cubano, cioè cioccolato fondente dal 75 al 100%, abbinato a rum dei più prestigiosi e grappa. E solo i migliori rum possono essere accostati al miglior cioccolato, diciamo, che
è un ottimissimo cioccolato artigianale. Un bel abbinamento quello che ho fatto io, il rum al cocco con cioccolato fondente al 70%, ma sì. Qui abbiamo tutti i tipi, poi speziati, come ha detto lui, io ho assaggiato quello al peperoncino, davvero delle golosità esagerate, amici. Vi conviene far visita a Todisco, il cioccolato che preferisco, perché anche io da piccolo preferisco il cioccolato di Todisco. E salutiamo Digifoto Art, ciao! Ciao! E sempre in questo strepitoso party incontriamo anche coloro che riempiono di accessori tanti tanti artisti, tanti VIP soprattutto, perché parlo di Trick e Ballacche, ragazzi, è un piacere, anche perché hanno riconosciuto gli orecchini, perché sì, a volte mi trovo a spendere a Miano, giusto ragazzi, a Miano, appunto a comprare delle cose belle, quindi accessori per la vostra sciccheria, ma soprattutto per la vostra eleganza, sempre a portata di orecchini, di anelli e di tutto quello che vi occorre. Allora, ci troviamo con Grazia. Ciao Grazia, ciao, ben ritrovata. A te, buonasera, buonasera a te. Allora, noi facciamo accessori personalizzati per ogni gusto. Dalla personalizzazione c'è dal partire dal colore, dalla bottonatura, dal formato, dalla grandezza, un po' da tutto. Quindi per ogni cerimonia, per ogni scelta, anche per orecchini abbastanza giornalieri. Io vi ringrazio per questo omaggio, ho davvero dei bellissimi orecchini, poi li indosso sempre, io li indosso sempre davvero, e poi sono strepitosi, e poi voglio dire una cosa, che sono realizzati da veri Swarovski. Grazie, grazie Ida, sei sempre gentile. Dici giusto, giusto. Giusto, Ida. Giusto Ida. Veniteci a trovare, dillo, dillo, veniteci a trovare. Veniteci a trovare, vi aspettiamo in tanti. Anche perché avete regalato anche un accessorio ad Emanuela, sì, Titocchia, sì, assolutissimamente. Giusto? Assolutissimamente, lei oltre a essere una nostra carissima amica, anche lei apprezza tantissimo i nostri accessori. Noi ci troviamo in via Vittorio Veneto numero 30, Miano di Napoli. Mi raccomando, Trick e Ballacche vi aspetta. Salutiamo anche l'altra amica, che non vedo. Sorella, la sorella di Grazia. Ah, siete tutte e tre sorelle, è vero. Come ti chiami? Tonia. Salutiamo tutti Digi Photo Art. Grazie per l'intervista. Ciao! Antonio Amoroso, che gioia rivederti in questo evento, la Telera Vietri sul mare, uno dei più incantevoli posti della costiera amalfitana, me l'hai anticipato tu. Antonio, come stai? Tutto bene, grazie, tu? Bene. Benissimo, allora hai sposato bene, no? Questo evento, questo party insieme a tanti VIP. Un po' di gente famosa, gente sempre, sempre disponibile, un bel evento, un bel posto, una location fantastica. E le tue pellicce dove sono? Chiuse. Chiuse per il momento. Sì, abbiamo già dato. Infatti, infatti. Però oltre alle pellicce c'è tanto, no? Tanto da vedere, tanto da osservare e soprattutto da acquistare, perché la qualità ad un piccolo prezzo, diciamo. Sì, siamo concorrenziali un po' in tutto, facciamo rimesse in modello, adesso quello che più si usa nella pelliceria, rifare una pelliccia di nuovo da quello che era prima la vecchia, cambiare i colori, fare un po' di tutto. Si rivoluziona completamente tutto il capo che era di 40 anni fa. Diciamo dove ti trovi precisamente, diamo l'indirizzo. In via Mazzini 39, Vite sul Mare, Salerno. Quindi fatevi anche una bella passeggiata a Vietri sul Mare. Chi è che non c'è stato a Vietri sul Mare? Io non vedo l'ora. Io vengo apposta per te e mi visito anche Vietri. Sono invitata. Ciao Antonio. Ciao, Amoroso. Ciao. Ciao.